Iniziamo accogliendo la parola di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Che bello lasciar risuonare questa immagine, un bambino che giace in una mangiatoia. Ed è con questa immagine davanti agli occhi che vogliamo provare a prendere tre punti in questo ritiro che possano aiutarci a vivere in modo più intenso il Natale, ma non solo, che possano risvegliare e cambiare un po' i nostri cuori. E i tre punti saranno il dono, accogliere questo dono e diventare dono. Allora partiamo dal primo punto, che è il dono. Quando si avvicina il Natale, in genere a cosa pensate? A quali regali fare, giusto? È una cosa bella, ma la prima cosa da ricordare è che prima dei regali da fare c'è un dono che è per ciascuno di noi. Un dono che Dio vuol fare personalmente a ciascuno di noi. E qual è questo dono? Lo avete appena sentito. È nato per voi un Salvatore. Questo è per voi il segno, un bambino. Cioè c'è un dono, c'è un regalo, c'è qualcosa per te. Prima di quello che tu puoi fare, c'è qualcosa che Dio vuol fare per te. Allora la prima cosa è riscoprire lo stupore di ciò che celebriamo, che a volte rischiamo di perdere. Lo stupore di riscoprire chi è quel bambino, che è Dio, che per amor nostro si fa piccino. La tenerezza in persona, che ha bisogno di tenerezza. Colui che tutto ha creato, che si consegna nelle nostre mani. Chissà la Vergine Maria con quanta tenerezza e con quanto stupore osservava quel bambino. Riscoprire chi è quel bambino. Quando fate il presepe, immagino che la notte di Natale o il mattino voi mettiate la statuina del bambinello, no? O la scoprite. Ecco, e riscoprire, ma chi è quel bambino? Dio che per lasciarsi incontrare da noi, da te,
per entrare nella tua vita, perché tu non ne abbia paura, perché tu possa lasciarti amare, si fa piccolo. Ma pensate che mistero grande, noi vogliamo essere sempre più grandi, corriamo ad essere meglio di, e colui che è più grande si fa piccolo, indifeso, bisognoso d'amore. Amo sempre proporre un piccolo esercizio che ora chiedo di fare anche a voi, tanto vi vedo svegli ancora. Se vi addormentate, svegliatevi a vicenda. Allora, adesso chiudete i vostri occhi e provate a visualizzare davanti a voi un bambino piccolo, di pochi mesi. Provate a visualizzarlo e vedere questo bambino che vi sorride. Ecco, state con questa immagine davanti alcuni secondi. Possiamo aprire gli occhi. Cosa suscita in voi questa immagine? Qualcuno viene da piangere? La tenerezza? La dolcezza? Ecco, paradossalmente un bambino, potremmo dire, tira fuori la parte bella che c'è in ciascuno di noi, no? A volte vedi uomini burberi, duri, tutti in un pezzo, che davanti a un bambino piccolo si sciolgono, iniziano a fare facce, a giocare. Che bello pensare che Dio si fa piccolo perché tu non abbia paura di accoglierlo e per tirar fuori con la sua dolcezza la parte più bella da ciascuno di noi. Perché il Signore lo sa che solo l'amore può tirar fuori da noi la parte migliore. Allora, riscoprire la bellezza di ciò che noi celebriamo e riscoprire un mistero di tenerezza nella nostra vita è ciò che può iniziare a guarire veramente il nostro cuore, perché tutti siamo affamati d'amore. Quante volte le scelte che prendiamo, a volte infelici, sono mosse dal desiderio di essere amati. Quante strade sbagliate prendiamo, quanto ce la prendiamo e stiamo male quando non ci sentiamo amati. Quanta sofferenza in tante case, in tante coppie, in tante famiglie, quando senti che l'altra parte non ti corrisponde e ti senti profondamente sola. Allora abbiamo bisogno di riscoprire il dono che ci viene fatto nel Natale, e non solo a Natale. Perché Dio continua a farsi piccolo per ciascuno di noi, e ogni volta che veniamo, soprattutto qui nella liturgia, il Signore continua a farsi piccino, scusate l'espressione, nascondendosi in un panino. In quell'Eucaristia, in quell'ostia tanto piccola, il Signore continua a farsi piccolo. Perché? Perché tu possa lasciarlo entrare nella tua vita, nel tuo cuore. San Francesco d'Assisi diceva: «O sublime umiltà, o sublimità umile, che l'infinito Signore si degni per amor nostro di scendere sull'altare e nascondersi in poco pane. Guardate, fratelli e sorelle, l'umiltà di Dio». Uno potrebbe dire: ma il Signore che per amor nostro fa questo, per amore mio, non è forse eccessivo, non ci sopravvaluta? Il Papa diceva sì, ma l'amore fa proprio questo, bussa al tuo cuore, propone ma non si impone, perché possa entrare e iniziare a cambiare la tua vita. Sapete, c'era un bambino che aveva una condotta assurda, non riusciva a tenerlo nessuno, una peste. A un certo punto gli insegnanti decisero di mandarlo via dalla scuola. Il giorno in cui convocarono i genitori per comunicare la scelta di rimandarlo a casa, mentre il bambino usciva e i professori, i maestri erano lì all'ingresso dell'aula, una maestra lo guardò, scoppiò in lacrime, lo abbracciò e rimase con lui abbracciato per infiniti secondi. Questo bambino con le lacrime si fermò e disse: prometto che da oggi cambio. La maestra lo guardò e disse: perché? Perché nessuno aveva mai pianto per me. Che cos'è che può cambiare la nostra vita? Soltanto l'esperienza di un amore più grande, capace di risanare il nostro cuore e le ferite che tutti noi portiamo dentro. Il punto è che tante volte noi perdiamo di vista questo dono e cerchiamo amore dove amore non è, cerchiamo salvezza e guarigione dove guarigione non c'è. Allora la prima cosa importante è riscoprire il dono che è per tutti noi, per ciascuno di voi.
Ed ecco il nostro secondo punto: c'è un dono, ma questo dono chiede di essere accolto. Una persona vi può fare i regali più belli, magari ti regalano una cosa preziosissima in un pacchetto, ma se tu quel pacchetto non lo apri, che succede? Che succede? Quel dono rimarrà lì e tu non lo metterai a frutto e perderai tanta bellezza. Ecco, noi abbiamo bisogno di accogliere questo dono che viene fatto a ciascuno di noi sempre e di nuovo, non solo il giorno di Natale. Ma cosa vuol dire accogliere questo dono? Una cosa importante eppure estremamente difficile, vuol dire lasciarsi amare. Voi dite, è facile. Vi assicuro che non è semplice. Abbiamo tante resistenze nel nostro cuore. Cioè, uno potrebbe dire, qualcuno ha paura di farsi amare. Cioè, quando anche da missionari annunciamo alle persone la bellezza che c'è in loro, annunciamo l'amore di Dio, gli diciamo, ma guarda che sei prezioso, guarda che Dio ha un disegno d'amore per te, ma guarda che Dio ti vuol bene. Sapete quanti ci dicono nel loro cuore, pensano, ma io non me lo merito, ma se tu sapessi cosa ho fatto, ma io non sono buono come sembra, ma io ho tante magagne. Lasciarsi amare vuol dire lasciarti voler bene da qualcuno che ti ama non perché sei bravo, ma perché sei suo figlio. Qualcun altro ha difficoltà a lasciarsi perdonare. Tante persone desidererebbero il perdono di Dio, ma scappano. Tanti non si confessano, non solo per vergogna, perché non sono abituati a farlo, ma tante persone hanno difficoltà con la confessione, proprio a lasciarsi abbracciare da Dio, a lasciarsi riconciliare con Lui. Vorrebbero quel perdono, ma scappano. Ma io l'ho fatta troppo grossa, ma io non mi merito il perdono, ma io non ce la faccio, ma io poi ricadrò. Quante resistenze a volte opponiamo. E Dio vorrebbe riabbracciarti, vorrebbe trovare un posticino. Tu scappi sempre. Dio ti vuole perdonare, vuole entrare nel tuo cuore, vuole riguarirlo. Io lo lascio entrare. Ricordo una persona che si confessò dopo più di 20 anni e un altro che si confessò dopo 40 anni. E queste persone dopo la confessione dissero, magari l'avessi fatto prima. Noi abbiamo tante resistenze. Paradossalmente, noi vorremmo la libertà interiore, eppure siamo ostinatamente attaccati a noi stessi, ai nostri peccati, a tante cose che ci impediscono di lasciarci perdonare, di chiedere perdono e avere il coraggio di ripartire. Qualcun altro ha paura di lasciare davvero entrare il Signore nella sua vita perché ha paura che lo freghi, che gli chieda qualcosa di oltre. E allora dici, sì, lo lascio entrare ma non troppo, chissà che poi mi chieda qualcosa che non mi conviene, come se venisse a toglierti qualcosa. Ma Dio non ti viene a togliere. Se ti chiede qualcosa è solo perché vuole darti molto di più. Sapete, Chiara Corbella, alla quale morirono 2 figli e lei poi morirà di tumore, scegliendo di non farsi curare per dare la vita a suo figlio, a Francesco, quando scrisse una lettera testamento a suo figlio, diceva: il Signore ci ha insegnato e dato la grazia di non aver più paura della morte, ma di vivere amando e non possedendo, perché tutto è un dono di Dio da far fruttare. Dunque, vedi, Dio ci ha chiesto, ma per darci molto di più. Noi a volte abbiamo paura di lasciarci voler bene, abbiamo paura di lasciarci dire da Dio, io ti amo così. Abbiamo paura di lasciarci condurre per mano, pensando che ci possa sempre togliere qualcosa. Allora come disporci davanti a un amore così grande? In semplicità. Vi racconto una piccola storia. C'era un bambino che fece un sogno e sognò la scena della Natività. Quindi sognò tutti i pastori che andavano verso Maria e Giuseppe, questo bambino nella mangiatoia, e i pastori e i magi, tutti avevano qualcosa da dare, ma lui non aveva niente. Era un bambino che rimproveravano spesso e ne combinava pure tante. Allora era senza nulla e si avvicinava alla mangiatoia e l'imbarazzo cresceva. Tutti lasciavano qualcosa, ma lui non aveva niente da dare.
Arriva davanti alla Madonnina San Giuseppe e si ritrova lui con le mani vuote. E guarda Maria con un po' di imbarazzo. La Madonnina gli sorride, gli fa cenno di aprire le manine e metterle vicine, prende il bambino e glielo pone tra le braccia. Ecco, penso che il primo atteggiamento bello col quale metterci davanti a Dio, col quale disporci al Natale, è proprio questo, un atteggiamento di accoglienza, in un modo semplice. Ognuno di noi porta nel suo cuore ferite, forse qualcosa che non ha ancora accettato, forse qualcosa che non ha mai confessato. Il Signore vorrebbe entrare proprio lì e abbracciarti proprio lì, in quel punto che tu fatichi a guardare, in quella ferita che fatica a guarire, in quella cosa di te che non riesci magari ad accettare. Guardate che non è scontato, ci sono persone, magari qualcuno di voi, grandi, arrivati all'età adulta, eppure hanno ancora tante cose che sanguinano nel cuore. Chi non si è sentito accettato dai suoi genitori, chi ha una situazione irrisolta con un familiare, chi non accetta qualcosa che è andato storto nella sua vita, chi si ritrova ad affrontare una malattia, qualcosa che io ancora avverto come una ferita aperta. Ci sono persone che per questa paura di aprire il cuore e confessare qualcosa tengono il famoso scheletro nell'armadio, qualcosa che non vorrebbero più vedere, ma è lì. E se tu hai una ferita, non basta coprirla perché guarisca. Bisogna metterla davanti al medico perché la risani. Ecco, l'atteggiamento più bello è quello di aprire queste manine e lasciare entrare la luce di Dio proprio lì. E uno potrebbe dire, cosa vuol dire? Vuol dire avere l'umiltà magari di iniziare a chiedere aiuto al Signore per quella cosa? Può significare aprire il mio cuore nella confessione? Può significare iniziare a guardarmi con occhi diversi e riscoprire che Dio ti ama anche se c'è quella difficoltà, che non sei solo in quel problema? Accogliere questo vuol dire incamminarsi verso una riconciliazione con la vostra storia. Vuol dire in fondo riscoprire la gratitudine. Noi tante volte ci lamentiamo per tante cose che non vanno, che non sono come vorremmo, che non sono andate come avremmo pensato. E noi siamo bravi a trovare sempre la dea lamentela che ci spegne. Lasciare entrare la luce di un amore più grande proprio lì ti serve a iniziare a vedere le cose con un'altra prospettiva e scoprire che in quelle cose si manifesta la potenza di Dio e che da quelle cose possono nascere nella tua vita le cose più belle. Non che quelle cose sono state belle, ma da quelle cose possono nascere nella tua vita le cose più belle. Ecco come iniziare a rileggere con occhi nuovi la nostra storia. C'è una piccola storia che sicuramente conoscerete, molto bella. Si racconta di un uomo che sognò di camminare con Gesù. In cielo scorrevano le scene della sua vita. Ad un certo punto scorrevano anche le scene più dolorose. E mentre scorrevano quelle scene, le orme non erano più quattro, ma erano soltanto due. Allora questa persona guardò Gesù e gli disse: Signore, ma perché nei momenti dolorosi le orme non erano più quattro? Perché proprio in quei momenti tu mi hai abbandonato? E la risposta bellissima di Gesù: ma io in quei momenti non ti ho abbandonato, ma ti ho preso sulle mie braccia. Riscoprire questo nella nostra vita, lasciandoci voler bene anche in quelle situazioni dove non siamo stati all'altezza, anche dove la vita ci ha feriti, sapendo che non siamo soli, ma amati proprio lì. Terzo e ultimo punto: c'è un dono che siamo chiamati ad accogliere, e se questo dono viene accolto, cosa ci aiuta a diventare a nostra volta?
un dono per gli altri. Ecco il terzo punto, diventare dono. Si racconta che durante la Seconda Guerra Mondiale, nel giorno di Natale, stavano combattendo le truppe tedesche con quelle inglesi. Ad un certo punto, da una delle trincee, si iniziò a levare un canto di Natale, Stille Nacht. Questo canto, man mano, divenne sempre più intenso, sempre più forte, e pian piano iniziarono a cantarlo anche le truppe nemiche. Ad un certo punto, i soldati dell'una e dell'altra parte deposero le armi e, cantando, uscirono fuori dalle trincee e si andarono ad abbracciare. I comandanti non erano d'accordo. I soldati passarono nella tregua e nella pace quel giorno, e persino gli uccelli nel cielo, agitatissimi dai continui scoppi di spari e quant'altro, ritrovarono la pace. Uno spirito d'amore più potente era all'opera in quel momento. Peccato che purtroppo gli uomini non abbiano voluto ascoltare la voce tenera di Dio, che avrebbe evitato milioni di morti. Vedete, accogliere questo dono nella nostra vita, pian piano cosa ci aiuta a diventare? A diventare un dono a nostra volta, perché in fondo, come vi dicevo prima, siamo nati per essere amati e per amare, ed è lì il senso profondo della nostra vita. Potrebbe sembrarci soltanto poesia, ma penso che sia qualcosa di molto molto concreto che tutti vivete. Quando vi sentite voluti bene nelle relazioni quotidiane, quando sentite e sperimentate l'amore da chi avete accanto, avete più voglia, diciamo così, più forza, più gioia di donarlo a vostra volta, giusto? Quando vi sentite vuoti, spenti, è più difficile. Ecco, tanto più noi accogliamo quest'amore di Dio nella nostra vita, nei sacramenti, nella preghiera, nella relazione fraterna in comunità, tanto più diventiamo capaci di donarlo a nostra volta. La sfida grande, miei cari, è diventare dono ed è riversare quest'amore concreto sugli altri, riconoscendo Gesù che si rende presente negli altri. E qui è il nostro terzo punto. Avete sentito nel Vangelo, i pastori vanno, i magi arriveranno e riconoscono e adorano la presenza di Dio dove? In un bambino. Qual è la differenza tra un cristiano e una persona che non crede? Vedete, una persona che non crede può fare tante cose belle, può anche voler bene agli altri, ma un cristiano riconosce Cristo negli altri e viene reso capace di amare gli altri con il suo amore. C'è un di più. Io riconosco Gesù che è presente nell'altro e amo Gesù nell'altro. Perché ve lo dico io? Ripassiamo insieme capitolo 25 del Vangelo di Matteo, scena del giudizio finale. Gesù separa e inizia a dire: venite benedetti, vi ricordate a quelli a destra? Venite benedetti del Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito. E quelli: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto nudo, affamato? Ma quando mai ho visto Gesù per la strada e gli ho dato da mangiare? Qual è la risposta di Gesù? Ogni volta che l'avete fatto a uno dei miei fratelli e sorelle più piccoli, l'avete fatto... Non ho sentito. L'avete fatto... A me. Ma ci crediamo? Se davvero ci credessimo, usciti di qui, come cercheremmo di guardarci? Ecco perché Don Tonino Bello, in un testo molto famoso, ci fa degli auguri molto scomodi. Allora, visto che rischiamo, dopo 20 minuti che siamo seduti, di infreddolirci un po', ci lasciamo scomodare anche noi un attimino dalle sue parole molto molto forti. Diceva così: Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda. Il bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e vi faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a uno straniero, a un povero di passaggio. Dio che diventa uomo
vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate. Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa, con i suoi occhi feriti, a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura o l'inceneritore di una clinica diventino una tomba per una vita innocente soppressa. Giuseppe, che nell'affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei nostri cenoni e rimproveri i tepori delle nostre tombolate, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità, incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l'aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfrutta la gente, si fabbricano armi, si instaurano logiche di potere e si condannano popoli allo sterminio della fame. Ci sta scomodando? E continua. I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell'oscurità, vi facciano capire che se anche voi volete vedere una grande luce, dovete partire dagli ultimi. Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. Che i ritardi dell'edilizia sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni. I pastori che vegliano nella notte ci aiutino a riscoprire il gaudio dell'abbandono in Dio e vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri, che poi è l'unico modo per morire ricchi. Buon Natale, sul vostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza. Io credo che queste parole di Don Tonino, che vi ho letto per intero, ma perché credo che facciano tanto bene, ci aiutano a riscoprire una cosa importante, che è l'aspetto, potremmo dire, intrecciato alla tenerezza del Natale, che è anche un mistero di sofferenza per nostro Signore, per come è stato accolto, ma anche per tante persone che soffrono, e magari alcune potrebbero essere qui tra voi, o magari alcune potrebbero soffrire anche a causa di qualcuno di noi. Noi potremmo chiederci: ci stiamo incamminando verso il Natale, qual è il proposito che avete preso per questo tempo? Qual è quel punto che vi siete dati per viverlo in modo più significativo? Ecco, forse un punto bello, insieme a quelli che vi ho detto che toccano la vostra interiorità, potrebbe essere uno mirato alla carità, cioè avere un po' più di attenzione verso chi ho accanto. E ricordare che come Dio si è consegnato nelle nostre mani, così ci consegna nelle mani gli uni degli altri. E la nostra felicità e la felicità di chi abbiamo accanto dipende anche da ciascuno di noi. Siamo responsabili della felicità e del bene di tante persone. E siamo chiamati ad iniziare dalle piccole cose, riconoscendo Gesù che passa negli altri, a volte dagli ultimi, dai poveri, dagli imprevisti quotidiani. Oggi qualcuno ci ha fatto d'angioletto custode anche a noi, è venuto a recuperarci. Ma non essere distratti. Sapete, una volta in un convento bussò una persona di passaggio. I monaci erano tutti presi che preparavano, era la notte della vigilia e la veglia e la cena e quant'altro, e siamo impegnati, non possiamo dargli ascolto. Questa persona se ne andò. Quando andarono in cappella, un monaco pensò: ma stavamo preparando la notte di Natale, è passata una persona e non abbiamo riconosciuto Cristo che bussava alla nostra porta. Ci stiamo preparando al Natale e chissà se stiamo riconoscendo il bisogno di chi abbiamo accanto. Si parte dalle piccole cose, dall'attenzione,
dalla cura verso chi abbiamo vicino. Mi piace avviarmi a concludere con un'altra storia molto semplice, che a volte racconto perché a me colpisce sempre da quando l'ho scoperta, l'ho conosciuta. Un bambino andò da sua madre e le chiese: mamma, quanto guadagna papà in un'ora? Papà è una persona importante, guadagna 50 euro ogni ora. Mamma mia! Dopo qualche giorno il bambino va dal papà: papà, mi regali 10 euro? 10 euro alla tua età, che ci devi fare? E la mamma, sapete, la mamma intercede: vabbè, dai, sicuramente vorrà farti una sorpresa. Passa qualche settimana: papà, mi dai 20 euro? Di nuovo, 20 euro, ma te ne ho dati 10 qualche settimana. E dai, papà, poi vedi, dai, non ti preoccupare, vabbè, 20 euro. Passa un mesetto: papà, mi dai 20 euro? Di nuovo, ma che fai con tutti questi soldi? E iniziano a discutere con la moglie. Alla fine gli dà altri 20 euro. Sì, però mi devi dire cosa fai con tutti questi soldi. Il bambino dopo un po' arriva: papà, qua ci sono 50 euro, la passi un'ora con me? Penso che ripartire dalla concretezza di scoprire Cristo che si rende presente, bussa al nostro cuore attraverso le persone che abbiamo accanto, fino ai bisognosi, fino a chi soffre, è una chiave fondamentale se vogliamo che sia davvero Natale, non soltanto per noi ma anche per tanti altri. Spesso lamentiamo che c'è chi non fa abbastanza, ci sono tante persone che soffrono, c'è tanta gente sola, ma io cosa posso fare? Quella chiamata in più, quel piccolo passo in più, quel gesto d'attenzione in più, quell'ascolto in più, magari a tua moglie, a tuo marito, a quella persona che sai che ha bisogno, che è da sola. Allora cosa vogliamo chiedere al Signore? Che ci dia occhi e cuore nuovo, che ci aiuti a riscoprire un dono da accogliere, che viene per cambiare il nostro cuore e che viene per aiutarci a diventare tutti un dono. E allora concludo con le parole di Madre Teresa, che diceva così: è Natale ogni volta che sorridi ad una persona e le tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano, che si trovano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.